Ciao a tutti, voglio parlarvi di compito autentico, ma non tanto a livello teorico, voglio raccontarvi la mia esperienza pratica di un compito autentico. Io insegno in una scuola media e vi voglio parlare di un'esperienza legata alla matematica, alla mia materia, che vivo appunto con i miei ragazzi di seconda media. Allora, intanto chiariamo subito che il compito autentico per sua natura deve essere interdisciplinare, però non viene esclusa la possibilità che possa essere svolto all'interno di una sola disciplina. Chiaro che la multidisciplinarità permette lo sviluppo di competenze trasversali in modo migliore che non all'interno di una singola disciplina, ma anche in un compito autentico monodisciplinare come quello di cui vi parlerò, si possono sviluppare competenze trasversali. Allora, il titolo che ho dato a questa esperienza è Shopping, in quanto viene ad essere sviluppata la matematica legata agli acquisti. Quindi vediamo in un modo reale come la matematica può essere applicata alla vita quotidiana, appunto, in un ambito come quello degli acquisti. Allora vi racconto un po' passo per passo quello che io faccio. La prima cosa che faccio è di dividere i ragazzi in gruppi, e gruppi eterogenei, e i gruppi li scelgo io. I gruppi possono anche nascere spontaneamente a discrezione dei ragazzi, però è chiaro che in questo modo tenderanno a ricreare dinamiche amicali e quindi anche di pari livello spesso culturale, sociale, di competenze verso la disciplina. Invece, se il gruppo è predisposto dall'insegnante, può tenere conto di diversi aspetti, può essere più eterogeneo, appunto, ovvero può contenere al proprio interno un ragazzino più predisposto verso la disciplina, uno che fa più fatica, uno che è più osservatore, eccetera, eccetera. In questo modo possono essere attribuiti dei ruoli diversi ed è soprattutto grazie al confronto con realtà diverse che i ragazzini possono rafforzare la propria identità. Perché? Perché vanno a scoprire qualità che non pensavano di possedere, ma possono anche rafforzare maggiormente l'idea verso quelle qualità che sapevano già di avere. Quindi, prima cosa, la divisione in gruppi e gruppi eterogenei. La seconda cosa che faccio è quella di introdurre la mia attività attraverso un video. Perché il video? Perché il video è un mezzo di comunicazione moderno che i nostri ragazzini adottano. Noi sappiamo benissimo che passano tantissimo tempo su YouTube per guardare video, spesso anche poco edificanti. Allora, educhiamoli anche ad osservare dei video che possono risultare educativi. Quindi è un mezzo che mi permette di rendere più accattivante la lezione e di creare un interesse iniziale. Il video ha due caratteristiche, io trovo due caratteristiche. Può o dare tutte le indicazioni necessarie per fornire l'attività, quindi esplicitare la consegna a cui si deve rispondere, oppure può semplicemente creare un contesto all'interno del quale l'attività viene svolta. Quindi crea solo un canovaccio senza dare nessun altro tipo di informazioni. Il video che ho scelto per questa attività è di questo secondo tipo, quindi mi dà soltanto un contesto. Vi ho riportato il link di sotto, non ve lo mostro, è un video presente su YouTube che ha realizzato il dottor Mantellino, farmacista, medico farmacista di Galliate, che ha realizzato con una tecnica particolare di un insieme di fotografie messe a velocità aumentata, il time-lapse, e ha visualizzato in questo video la piazza di Galliate quando viene il mercato. Quando c'è il mercato, quindi da quando le bancarelle iniziano ad arrivare, si predispongono, arrivano tutti i clienti e poi le bancarelle che se ne vanno. Allora, è chiaro che mostrare un video del genere senza farlo poi seguire ad un'attività che vada in linea con questo interesse catturato non ha senso. E allora al video io naturalmente faccio seguire delle domande. Quali domande faccio seguire? 1. Che cosa ha mostrato il video? Ed è chiaro che il video ha mostrato appunto una situazione di mercato in piazza. Allora chiedo, siete mai stati al mercato a Galliate? O comunque siete mai stati al mercato? Se sì, perché si va al mercato? Naturalmente si va al mercato o per passare il tempo o anche per comprare qualche cosa. Ma le modalità di acquisto, di compravendita che si realizzano in un mercato sono le stesse che si possono realizzare in un negozio del centro, per esempio? Non sempre, perché solitamente al mercato, appunto, si induce il venditore a contrattare, quindi ad applicare uno sconto. E infatti arriviamo così a chiarire che lo scopo dell'attività è proprio andare ad affrontare lo sconto. Quindi l'abbiamo introdotta con un video che ha creato appunto un contesto. A questo punto è importante andare a chiarire quali sono gli obiettivi dell'attività. Quindi i ragazzi devono sapere bene che cosa si andrà a fare ed è quello che faccio.
di coloro che con questa attività noi impareremo ad operare con lo sconto e le percentuali, magari ricollegandoci anche alle proporzioni che abbiamo già affrontato, ma vivendole in semplici situazioni di vita quotidiana. Cioè non mi interessa trattarle a livello trasmissivo con esercizi ripetuti sempre uguali in classe, lezione frontale, ma visto che lo sconto è una realtà con cui ci si scontra nella quotidianità quando si va nei negozi, allora andiamolo a vivere proprio nei negozi. Ho selezionato una serie di esercizi del nostro paese, che sono rimasti tutti molto favorevoli, molto colpiti dall'iniziativa e sono tutti d'accordo nell'accogliere i gruppi per svolgere al loro interno delle attività matematiche legate allo sconto. Questo è il mio scopo. Naturalmente, che cosa c'è dietro? Ci sono degli obiettivi, dei traguardi di competenza. Allora, in questa slide potete vedere le indicazioni nazionali che io ho selezionato per quanto riguarda naturalmente la matematica in uscita dalla terza media, e le ho divise appunto nei traguardi di competenza che e negli obiettivi che vengono affrontati con un'attività di questo genere. Senza stare a leggere tutti i traguardi di competenza, guardiamo un attimo gli obiettivi. Eseguire operazioni, stimare il risultato di un'operazione, comprendere il significato di percentuale e calcolarla utilizzando strategie diverse, descrivere con una espressione aritmetica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema. Mi preme invece sottolineare un aspetto dei traguardi di competenza, l'ultimo in particolare. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in situazioni reali. Non mi sto inventando niente, queste sono le indicazioni nazionali del 2012. Quindi, anche da un punto di vista, come dire, nei confronti delle famiglie che magari non possono non comprendere subito il senso di un'attività del genere, noi siamo anche tranquilli come docenti, perché stiamo né più né meno che mettendo in pratica le indicazioni nazionali. E del resto non potremo fare altrimenti. Questo ci viene richiesto di fare. Una fase successiva del lavoro è quella di concordare, ed è una fase importantissima, perché si concordano con gli alunni, almeno io concordo con gli alunni, le modalità e i criteri di valutazione. Questo che cosa permette? Permette all'alunno di percepire che l'azione didattica che andrà a svolgere non è un'azione calata dall'alto dall'insegnante, ma è un'azione che viene costruita con il docente. Quindi in questo modo aumenta il senso di protagonismo da parte dei ragazzi e quindi di conseguenza anche il livello di partecipazione e il livello di responsabilità nei confronti dell'attività che si dovrà svolgere. Per quanto riguarda la valutazione, concordare la valutazione, che cosa intendo? Intendo che vado proprio a concordare con i ragazzi quali sono i criteri di valutazione. Questo permette loro di sapere quali sono le performance attese realmente dal docente e non eventuali film mentali che si possono costruire loro riguardo alle aspettative di un docente che non ha chiarito niente loro. No, loro sanno esattamente che cosa si aspetta il docente e quindi vanno ad indirizzare gli sforzi esattamente in quella direzione che permette di rispondere alle aspettative dell'insegnante. Naturalmente questo crea anche molta meno ansia nei confronti dell'attività che si andrà a svolgere e questo vale un po' per tutti i compiti autentici. Allora, che cosa ho fatto concretamente per concordare l'attività? Ho chiesto ai ragazzi, secondo loro, parlando di valutazione, quali potevano essere gli aspetti da andare appunto a valutare. E allora è emerso che c'è sicuramente un aspetto matematico di cui bisogna tenere conto. Ma anche qui, aspetto matematico, che cosa vuol dire? Vuol dire soltanto saper fare i conti? Vuol dire applicare le formule giuste? Sono già due cose differenti, l'abilità di calcolo e l'applicazione delle formule. Sono già due obiettivi differenti. Non solo, ci sono anche le conoscenze, abbiamo riflettuto proprio su questi aspetti e quindi abbiamo distinto proprio i tre obiettivi: conoscenze, applicazioni e abilità di calcolo. Non solo, abbiamo riflettuto anche sul fatto che è importante come ci si predispone al lavoro, ma anche come, visto che si parla di lavori di gruppo, come si collabora all'interno del gruppo, quali sono le dinamiche relazionali che si mettono in gioco. E anche, visto che si andrà all'interno di negozi, come ci si comporta in un negozio. Quindi abbiamo identificato in questo modo una sfera sociale relazionale, un aspetto sociale legato al comportamento, alla partecipazione e anche alla sintonia all'interno del gruppo.
E infine, siccome poi è previsto anche la realizzazione di un prodotto finale, abbiamo stabilito anche i criteri di valutazione di questo prodotto finale, sia nell'uso di tecnologie, sia nel risultato in sé. Tutti questi obiettivi li abbiamo riportati poi in una tabella, loro in una rubrica di valutazione. Loro erano già un po' abituati ad utilizzare le rubriche di valutazione e quindi sapevano già di che cosa stavamo parlando. Ma questo non basta. Dobbiamo anche stabilire dei livelli di apprendimento. Cioè, una volta stabilito che noi valutiamo le conoscenze, per esempio. Che cosa vuol dire conoscenze? Intanto conoscenze su che cosa? Quali sono le conoscenze che l'insegnante si aspetta? Le abbiamo definite e abbiamo definito anche i livelli. Per semplificarci la vita abbiamo identificato solo tre livelli di prestazione. Una prestazione di base, se vogliamo, non sufficiente, ma anche qui sul non sufficiente potremmo discutere, visto che le competenze e la valutazione di per sé deve avere un'accezione positiva. Valutare deriva da attribuire un valore e si attribuisce un valore a qualche cosa che un valore già ce l'ha. Quindi l'accezione della valutazione è sicuramente positiva. Comunque parliamo di un livello base che poi abbiamo etichettato col colore rosso del semaforo. Anche qui non mi sto inventando niente. La bibliografia a riguardo è già molto ampia. Molti insegnanti già adottano il semaforo per la valutazione. Il semaforo è di chiaro impatto. Dà subito l'idea che il rosso indica che qualche cosa ancora non va bene. Un secondo livello di valutazione, quindi il giallo e poi il verde. Ma allora abbiamo identificato bene che cosa vuol dire conoscenze rosso, conoscenze giallo, conoscenze verde, quindi tutti gli indicatori di livello. Cosa ho chiesto loro? Ho chiesto loro di provare a scrivere concretamente le varie prestazioni di livello. Io le ho raccolte, ne ho fatte una sintesi ed ecco che è emersa la rubrica di valutazione. Ma come capite è una rubrica di valutazione condivisa, non è calata dall'alto, l'abbiamo costruita proprio assieme. Chiaro, è stato un lavoro abbastanza lungo, nel senso che ha impiegato qualche ora in classe, soprattutto un grosso mio lavoro di sintesi a casa. Abbiamo chiarito anche, sempre per quanto riguarda il concordare la valutazione, che i ragazzi non avrebbero ricevuto soltanto una valutazione da parte del docente, la mia, ma, visto che è previsto un lavoro finale, avremmo guardato tutti i lavori finali che loro, fra di loro, avrebbero valutato, quindi una peer evaluation, una valutazione tra pari. Non solo, man mano che si guardano i lavori di gruppo e si guarda anche il proprio, viene anche autovalutato il lavoro. Quindi abbiamo una valutazione del docente, una valutazione tra pari e una autovalutazione. È molto importante che i ragazzini imparino anche ad autovalutarsi. Non solo, l'ultimo livello di valutazione che ho dato loro è quello dei negozianti. Ho chiesto ai negozianti se la sentivano, seguendo proprio le rubriche di valutazione che vi sto proiettando, se la sentivano di valutare i ragazzi sicuramente a livello di sintonia di gruppo, di partecipazione, ma anche se poi andavano a controllare i risultati matematici, la correttezza dei risultati. Questi quattro tipi di valutazioni li ho dati ai ragazzi, quindi ognuno è tornato a casa con quattro valutazioni. Non solo, anche con la possibilità di dare o ricevere dei feedback da parte dei compagni o dell'insegnante negli riquadri appositi. Quindi questo per quanto riguarda il concordare la valutazione. Per quanto riguarda anche l'aspetto di concordare la modalità, invece, intendo questo. L'attività l'abbiamo costruita assieme. Come? Io ho chiesto ai ragazzi, ma voi da un'attività del genere vi aspettate di scoprire un contenuto, in particolar modo le formule legate allo sconto, oppure preferite impararle già prima e arrivare nei negozi per consolidare una conoscenza che avete già appreso in un qualche modo? Quindi arrivare nei negozi con le spalle un po' coperte. La prima modalità è quella che io prediligo come stile di insegnamento. A me piace insegnare per scoperta, far scoprire le cose ai ragazzi. Penso che sia il modo migliore perché le possano apprendere. Eppure i ragazzi mi hanno scelto di dare loro un minimo di contenuto e poi in un qualche modo applicarlo per consolidarlo nei negozi e magari lasciare aperta la possibilità a scoprire qualche cosa di nuovo. Quindi hanno scelto una via di mezzo. E allora mi sono adeguato e ho proiettato una video lezione di pochi minuti che spiegava lo sconto con le percentuali, magari legandolo anche un po' alle proporzioni. E a questo punto siamo passati alla fase successiva. E allora ho chiesto loro quali potevano essere delle attività da svolgere all'interno dei negozi che permettessero di
applicare le conoscenze imparate e magari dessero la possibilità di impararne di nuove. E loro mi hanno ipotizzato queste situazioni. Rettangolo verde, calcolare lo sconto di un articolo non scontato. Quindi farsi dare una percentuale di sconto dal negoziante e applicarla a un articolo non scontato e poi chiedere al negoziante magari di verificare la correttezza dei calcoli. Oppure, secondo rettangolo, ricavare il prezzo non scontato di un articolo che evidentemente era scontato. Oppure ancora, immaginare di avere un budget a disposizione e utilizzarlo per simulare un acquisto di articoli sia scontati sia non scontati per fare eventualmente un raffronto. Non solo, abbiamo anche ipotizzato delle domande da porre ai negozianti a modo intervista. Queste sono tutte attività concordate con i ragazzi, me le hanno proposte loro. Allora, voi capite che aver concordato le modalità di valutazione e i criteri di valutazione, aver concordato l'attività e tutti i vari passi di questa attività permette di aver costruito un'attività di difficoltà adeguata a livello dei ragazzi. In questo modo evitiamo di svolgere un compito autentico che sia troppo facile. È vero che troppo facile permette di arrivare subito alla soluzione, ma poi annoia. Invece, di contro, un compito troppo difficile rischia di creare frustrazione, perché se la prestazione non viene raggiunta, se la conclusione non arriva, è chiaro che è facile gettare la spugna. In questo modo l'attività è proprio di un livello adeguato. Perché è adeguato? Perché l'hanno costruita i ragazzi, se la sono costruita sulle proprie spalle. Si viene a creare quella che ho imparato, si chiama una didattica videogioco. Perché didattica videogioco? Perché come in un videogioco l'alunno è protagonista. Abbiamo visto che è protagonista perché è lui che ha creato l'attività. Come in un videogioco sperimenta più strategie, ma ha anche la possibilità di tornare sui propri passi. Ed è importante questo nella didattica, lasciare la possibilità all'alunno di sperimentare strategie differenti, ma anche di sbagliare e quindi di poter tornare sui propri passi per adottare nuove strade. Al termine di un videogioco, al termine di uno schermo, il ragazzino riceve dei feedback positivi dal videogioco che gli danno, per esempio, delle vite in più, del denaro, delle armi, non lo so. Ecco, anche la didattica dovrebbe dare al termine dell'azione un feedback positivo che permette al ragazzino di effettivamente quantificare il livello di miglioria raggiunto. Alla fine del videogioco, dello schermo, il ragazzino percepisce la sensazione di essere diventato più bravo, di aver acquisito più competenze. La stessa cosa dovrebbe capitare con il compito autentico. Apro una piccola parentesi. Se vi siete accorti, con un'attività di questo tipo io non ho fornito alcun dato. E questo, per quanto riguarda un compito autentico, è molto importante. Non bisogna dare i dati. I dati vanno scoperti, o meglio, vanno ricavati. Ma come vanno ricavati? Come potrebbe un ragazzino ricavare i dati della propria esperienza? Per esempio utilizzando lo smartphone. No, lo smartphone è uno strumento su cui i nostri ragazzini passano molto tempo. Allora utilizziamolo anche per qualche cosa di costruttivo. Possono andare su internet guidati dall'insegnante e rispondere a quelle domande che il compito autentico ha fatto nascere per cercare appunto le informazioni che permettono loro di affrontare una certa attività. E appunto lo spiego meglio con un esempio. Immaginiamo un esercizio del genere. Un campo da calcio all'area di 7700 metri quadrati e la lunghezza di 110 metri. Quanto è largo? Allora, vediamo subito che in questo tipo di esercizio, non problema, noi abbiamo già fornito i dati. Qui il ragazzino non deve cercare proprio nulla. E quindi dov'è il gioco? Dov'è la sfida? Non c'è. È un esercizio in cui bisogna applicare la formula. Il semplice fatto di averlo ambientato in un campo da calcio, oltretutto è una situazione un po' insolita, quale ragazzino ha l'area di un campo da calcio e nella realtà si dovrà trovare a ricavarne una lunghezza? È una situazione un po' strana, non è concreta per la vita di un ragazzino. Comunque, il semplice fatto di averlo ambientato in un campo da calcio, questa situazione, non l'ha fatta diventare reale, perché se io tolgo il campo da calcio, il problema, anzi l'esercizio, mi diventa un rettangolo all'area di 7700 metri quadrati e la lunghezza di 110 metri. Quanto è largo?
non è cambiato, è lo stesso tipo di esercizio di prima. Quindi è un esercizio di tipo tradizionale. Allora impariamo che un esercizio tradizionale non diventa autentico, reale, solo in quanto ambientato in un contesto reale. Le caratteristiche che deve avere un compito autentico, un compito di realtà, sono altre, sono quelle che sto cercando di illustrare con l'esempio dello shopping. Allora quale potrebbe essere un problema reale, sempre sul rettangolo per esempio, in cui non vengono forniti dati? Ho pensato questo, devo impacchettare 6 libri da regalare, oppure devo impacchettare dei libri da regalare. Quanto spendo per la carta regalo? Allora vedete che questo intanto è un contesto di realtà molto più concreto per quanto riguarda la vita di un ragazzino, è più reale. Il ragazzino ha una consegna chiara? Sì, deve andare a scoprire il prezzo, a calcolare il prezzo, ma per farlo ha bisogno di una serie di informazioni che io non gli ho dato. Quanti libri sono? Vabbè, in questo caso glielo date, ma potevo anche non fornirglielo questa quantità. I libri hanno tutti la stessa dimensione? La carta da pacco come la compro? A rotoli? E allora quanto costa un rotolo? Quanta carta di un rotolo mi serve per impacchettare un libro? I libri sono tutti uguali? Vedete, sono tutte informazioni che un ragazzino deve ricavare, che nascono da domande che si deve porre. E allora può andare a ricercare queste informazioni attraverso lo smartphone, oppure, perché no, andare direttamente in una cartoleria e vedere un po' la carta da pacchi che cos'è. Ok, chiudo questa parentesi legata ai dati che non bisogna fornire e ritorniamo adesso invece sul nostro problema reale dello shopping. Abbiamo quindi concordato i criteri di valutazione, concordato la modalità e tutte le attività da svolgere all'interno dei negozi. Siamo andati per esempio in un negozio etnico, in un negozio di articoli sportivi, ma anche in un negozio di caramelle, che poi abbiamo realmente comprato e ci siamo anche mangiati. Siamo andati in un mobilificio e siamo andati anche in un negozio di abbigliamento. Quindi i ragazzi hanno potuto sperimentare il concetto di sconto legato a diverse tipologie di esercizio, quindi in contesti differenti. Come vi dicevo, alla fine era previsto un elaborato finale. Ho lasciato liberi i ragazzi di produrre l'elaborato finale che più stava nelle loro corde, dando delle indicazioni. Un video, un PowerPoint, un prezzi, dei cartelloni, un racconto, una scenetta filmata, in cui raccontassero, però queste erano le indicazioni fornite, raccontassero l'attività così come si era svolta, quindi che cosa avevano fatto, che cosa hanno imparato ed eventualmente le difficoltà incontrate e come le hanno superate. È importante dare loro le indicazioni cui devono rispondere per il prodotto finale, intanto per fornire una guida all'interno della quale muoversi. E in secondo luogo, perché così noi possiamo anche valutare la correttezza del collegamento alle informazioni date. È importante che il ragazzino impari a rispettare le indicazioni che vengono fornite, perché questo è un criterio di valutazione che nella realtà si incontra. Naturalmente ho dato anche dei tempi di consegna e dei tempi di svolgimento che devono essere rispettati e che sono poi diventati oggetto di valutazione. Perché è importante il prodotto finale? Il prodotto finale è importante perché consente al ragazzino di rielaborare, di rivivere tutta l'esperienza vissuta, di riflettere su quegli aspetti che magari non gli sono stati chiari durante lo svolgimento dell'attività e, per esempio, pensate a un video, nel momento in cui deve allenarsi a esporlo, mette in gioco tutta una serie di strategie, di competenze, come la competenza di comunicazione nella madrelingua, per esempio, la prima delle competenze, delle 8 competenze europee, ma che gli consente anche di imparare meglio quello che lui ha vissuto. Immaginiamo un po' la nostra vita di insegnanti. Noi, a furia di ripetere gli argomenti in classe, oltre ad imparare a trasmetterli meglio, abbiamo anche scoperto, almeno a me è capitato moltissimo, ho scoperto degli aspetti legati alla mia disciplina e legati ai contenuti che mi erano sfuggiti da studente. Li ho imparati esponendoli e sforzandomi di trovare una strategia per esporla agli altri. Quindi questa fase è la fase che crea il vero e proprio apprendimento. Altrimenti rischiamo di avere una bella attività utile che dà dei contenuti, che fornisce delle strategie divertente e accattivante e sicuramente anche produttiva, ma in cui l'apprendimento però non viene sviluppato per come potrebbe essere sviluppato.
Con la fase del prodotto finale che permette di rielaborare tutte le esperienze, i ragazzi invece si fissano nella propria testa quello che hanno costruito e quindi si crea l'apprendimento. Mi avete sentito parlare di competenze europee e in questa slide vi mostro le 8 competenze europee che tutti conosciamo, in cui ho spuntato le competenze che vengono messe in atto con un lavoro di questo tipo che vi ho raccontato. Allora, competenze nella madrelingua, come abbiamo appena visto, io devo imparare ad esporre il mio argomento, ma anche la competenza matematica è indiscutibile, non ne sto neanche a parlare. La competenza digitale viene messa in gioco, per esempio, nel momento in cui devo realizzare il mio prodotto finale. Imparare ad imparare, l'ho messo in gioco insieme allo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, la 7ª competenza, nel momento in cui io l'azione didattica la costruisco con i miei ragazzi. Non ho fornito un problema, l'ho costruito con i ragazzi. I ragazzi hanno costruito il problema da sé. Questa è una cosa importante dei compiti autentici, in quanto nel momento in cui io do la possibilità al ragazzo di inventarsi le situazioni problematiche, gli sto insegnando ad imparare ad imparare. Lo spirito di imprenditorialità dice proprio di saper risolvere situazioni di vita reale, cosa che abbiamo fatto con una situazione, con un compito autentico del genere. Naturalmente c'è anche una competenza di tipo sociale e civica che viene messa in gioco nell'azione di vita di gruppo, ma anche nel rapporto con il negoziante e quindi nella situazione di vita reale che si viene a vivere. Ho tralasciato evidentemente la comunicazione nelle lingue straniere e la consapevolezza ed espressione culturale, che sono legate ad altri aspetti. Bene, per chiudere questa digressione sul compito autentico che vi ho presentato, ci tengo a dire che nella mia esperienza di insegnamento ho imparato a passare da una didattica di compito autentico vissuto come un una tantum a una didattica di compito autentico di matematica reale che è diventato un po' il mio modus operandi. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che ho selezionato una serie di argomenti disciplinari della matematica che potevo svolgere, che secondo me più si prestavano ad essere svolti in modo autentico, e questi li ho trasformati, mentre prima li esponevo in modo trasmissivo con una didattica frontale, li ho adesso rielaborati in uno stile autentico. Non tutti, evidentemente, anche perché non si può tutto l'anno vivere una didattica in modo autentico. Io stesso alcuni argomenti li sviluppo in modo tradizionale, perché non sono riuscito a trovare una modalità autentica per poterli affrontare, ma anche perché alcuni argomenti non si prestano ad essere vissuti in modo autentico, o meglio, si prestano meglio ad essere vissuti in una maniera trasmissiva. Altri argomenti li affronti invece in maniera laboratoriale, per esempio utilizzando degli strumenti che ho acquistato come palline, stecchette, che ci permettono di costruire le figure geometriche per scoprire proprietà e formule delle figure, oppure un geopiano homemade, quindi con materiale molto semplice, con tavolette ed elastici, sempre per la geometria, oppure sfruttare i ritagli della carta, naturalmente quanto di più economico ci sia, per la didattica, oppure, beh, le scienze è un'altra materia che insegno, si presta tantissimo al laboratorio. Qui nell'immagine che vi sto mostrando stavamo studiando le reazioni chimiche dell'apparato digerente, quindi del corpo umano. Invece in quest'altra immagine stavamo scoprendo le leggi di Mendel, eccetera, eccetera, eccetera. È evidente che una pluralità didattica di questo tipo è molto faticosa e non consente neanche di svolgere tutti gli argomenti curricolari. Mi viene da dire, pazienza, noi non dobbiamo svolgere tutto, non ci viene chiesto di fare tutto, di selezionare sì e di scegliere quegli argomenti principali, più importanti, e questi di svolgerli bene, chi in modo autentico, chi in modo laboratoriale, chi in modo trasmissivo. È una didattica faticosa, certamente, ma a mio avviso è anche una didattica molto creativa che a me stimola tantissimo, mi permette di mantenermi un po' vivo, no? Nell'elaborare sempre strategie nuove. Ma soprattutto ho imparato che il ragazzino che vive con molta ansia e molta frustrazione spesso la matematica, questa pluralità di insegnamenti, permette di trovare un po' la propria strada, almeno uno di questi può andare bene, può essere nelle loro corde e soprattutto di sicuro anche a loro dà una visione più ampia e quindi permette di non annoiarsi e quindi di togliere quella pistola che avevo messo all'inizio delle mie slide
di un ragazzino che appunto frustrato invece adesso può tornare a respirare e vivere la matematica con più serenità. Ecco, questo è un po' il lavoro che vi volevo illustrare, con il quale ho voluto cercare di spiegare un po' il compito autentico e quali sono le sue caratteristiche. Mi auguro di essere stato utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!